riprende la comunicazione istituzionale da parte del Comune di Figline, quindi nuova puntata, prima puntata del nuovo ciclo delle trasmissioni Figline ed Incise in Forma, perché ebbene sì, adesso i comuni si uniscono, Figline e Incisa si fondono e quindi la comunicazione che arriverà dai cittadini di entrambi i municipi. Quest'oggi parliamo dell'inaugurazione del nuovo comando di polizia municipale, comando situato in piazza della Fattoria a Figline. I lavori dei nuovi locali sono durati circa un anno e il costo è 430.000 euro. Una bella opera all'avanguardia, dotata tecnologicamente degli strumenti più all'avanguardia, insomma una bella soddisfazione. Ma sicuramente una sede della Polizia Municipale all'altezza del Comune Unico di Figline e Incisa, una sede che ovviamente ha un perfetto abbattimento delle barriere architettoniche, una funzionalità degli spazi, sono 300 metri quadrati e le tecnologie più all'avanguardia. Questo significa avere dei vigili ancora più presenti sul territorio e che riescano a risolvere tanti dei piccoli problemi che ogni giorno abbiamo. Il vigile in qualche modo è il biglietto da visita dell'amministrazione comunale e avere una sede di questo tipo significa poter accogliere anche diversamente e ovviamente in maniera migliore i cittadini. È una sede degna di questo nome. La Polizia Municipale si sta evolvendo nel senso di professionalità e quindi è giusto che abbia una sede adeguata. Fra l'altro stiamo lavorando perché anche a Incisa possa essere messo entro l'anno il nuovo ufficio, anche quello dotato di tutte le modernità e tutti i comfort possibili, e quindi ecco, questo dimostra come lavorando in sinergia i risultati possano venire. Questo significa sviluppare anche nuove progettualità, nuovi servizi anche rivolti al cittadino. Qui gli spazi ci sono, quindi insieme stiamo lavorando veramente per dare dei servizi migliori ai cittadini. Comandante, finalmente una sede all'altezza delle esigenze del corpo, nuovi servizi, nuove dotazioni tecnologiche per le popolazioni di Figline ed Incisa. Sì, ecco, sicuramente adesso il comando di polizia municipale può chiamarsi veramente efficiente, perché offrirà un servizio anche ai cittadini migliore da tutti i punti di vista, più accogliente e i servizi funzioneranno meglio. A noi adesso sono entrate tre nuovi agenti stagionali per 4 mesi e quindi il servizio di prossimità è stato potenziato. Tutte le mattine a Figline e tutti i pomeriggi nel centro urbano abbiamo un agente di prossimità e tutte le mattine anche a Incisa. Quindi il servizio che prima prevedeva Incisa soltanto 3 giorni a settimana è diventato di 6 giorni a settimana. E, dal punto di vista operativo diciamo che sono state aumentate i posti di controllo su strada e tutti i servizi esterni. E poi siete aperti anche il sabato, questo l'abbiamo detto ma specifichiamo. Sì, questo già da gennaio, noi siamo aperti tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, prima era dalle 8 alle 19, adesso abbiamo aggiunto anche il sabato dalle 8 alle 19. Questo nuovo punto di riferimento per i figlienesi e per gli incisani viene inaugurato. Esatto, oggi c'è l'inaugurazione di questa prestigiosa sede che in qualche maniera corona l'impegno di un paio di anni di questa amministrazione. Come potrete vedere anche dalle immagini, una sede nuova, moderna, piena di tecnologia. Immaginate che possiamo dialogare con la vicina caserma dei carabinieri attraverso delle antenne appositamente abbiamo predisposto, proprio per garantire la sicurezza dei nostri cittadini. Questa è una sede veramente innovativa e anche di facile accesso, quindi ci sono le vie di comunicazione centrali in modo che i nostri agenti possano intervenire tempestivamente sulle chiamate. Once you get the feeling, once you got the wrong, now it gets the feeling, feet ain't on the floor, one step back.